Benvenuto o benvenuta in questa meditazione guidata. Grazie per essere qui. Lo so, oggi non è stato facile. Per niente. Potremmo dire che è stata, e al momento è ancora, proprio una brutta giornata. Ma adesso siamo qui. Abbiamo trovato la forza e il coraggio di provare, con un po' di meditazione, a migliorare il nostro umore, a calmare la mente, il nervoso, la rabbia e il dispiacere. Ti capisco se ti vengono in mente solo parole di rabbia. Parole pesanti. Non c'è nessun problema. Puoi dirle nella tua mente o ad alta voce. Buttare fuori. Butta fuori, che siano lacrime o parole, pensieri fastidiosi. Io non sono qui per giudicarti e nemmeno tu, perché è il tuo momento di spazio privato, di meditazione, di riposo, e non devi vergognarti se ti vengono in mente delle brutte parole. Liberatene adesso. Lascia andare tutte quelle immagini mentali che vorresti smettere di avere davanti agli occhi. Gridale fuori e liberatene per sempre. Nelle giornate come queste si vorrebbe riavvolgere il nastro e comportarsi diversamente. Questo può essere un momento per capire i tuoi comportamenti di oggi o quelli di una persona che hai incontrato e che ha passato del tempo con te. Questo potrebbe essere un momento dove ti ricordi che hai fatto ciò che potevi e che non puoi controllare tutto. Questo potrebbe essere un momento dove ti dai una bella pacca sulla spalla e ti asciughi le lacrime dal viso, dicendoti che sei forte e che nonostante tutto ce la puoi fare. Respira. Fai qualche respiro profondo. Non ti preoccupare. Con la tua velocità riempi i polmoni di calma e pace. Nel frattempo, mentre prendi confidenza con questo momento, mentre
il tuo corpo si acquieta. Continua a respirare e mantieni l'attenzione sul tuo respiro, su tutto il percorso che l'aria fa all'interno del tuo corpo. Respira, perché è difficile lasciarsi andare. Respira e rilassati. Ricordati che sei nel tuo momento, un momento tutto per te, dove non hai bisogno di sentirti giudicato o di sentirti in colpa. In questo spazio puoi sentirti al sicuro e fare una pausa. Vedi questa meditazione come un momento di ricarica spirituale. Ci sono infiniti motivi per cui questa giornata potrebbe essere una non delle migliori. Diciamolo, una brutta giornata. O forse diresti anche qualcosa di peggio. Ti capisco. E sappi che ognuno di questi motivi ha un valore immenso e merita di essere rispettato e compreso. Il tuo dolore è reale e non vi è metro di giudizio capace di poter stabilire quanto sia giusto o sbagliato soffrire per questa giornata. Solo tu puoi deciderlo. Stai dando il massimo e il fatto che tu sia qui a meditare adesso ne è la prova. Ora vorrei che tu chiudessi gli occhi, se non l'hai ancora fatto, e che portassi le tue mani sul tuo cuore, provando ad assorbire con i palmi delle tue mani tutto il dispiacere fuori dal tuo petto. Immagina che le tue mani abbiano questo grande potere di assorbire spiritualmente tutta la tua sofferenza. E tramite il loro calore inondarti poi di una luce curativa. Come se fosse un'antica tecnica di guarigione, un potere antico e segreto,
capace di riportare la pace all'interno della tua anima. Le tue mani assorbono il dispiacere e con il loro calore entrano in contatto con la tua anima, curandoti dall'esterno. Il tuo corpo, la tua mente, la tua anima è tutto connesso. È necessario solo rendersene conto per scoprire come sia possibile guarire spiritualmente. Abbiamo già tutto a nostra disposizione e il respiro è la chiave per accedere a questa dimensione. Un piano nel quale tutto è così semplice e chiaro, quasi come se ci rendessimo conto che in realtà è sempre stato così e ci eravamo solamente dimenticati di cosa fossimo capaci. Ora lasciati pure andare al tuo respiro e permetti alle tue mani di curarti, di confortarti e di farti riposare nel modo migliore in cui meriti davvero. Oggi è stata una bella prova per te. E anche se pensavi di non farcela, sei ancora qui, più forte di prima, più calmo e rilassato. Lasciati andare alla musica, al tuo respiro. Prenditi il tuo tempo e interrompi questa meditazione solo quando lo sentirai necessario. Se lo vuoi, puoi rimanere fino al termine della musica. Torna qui ogni volta che lo vorrai. Io sarò qui, pronto a confortarti e a ricordarti quanto sei forte. A presto. Namaste.